Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. In questa video lezione continuiamo a parlare di antropologia economica e analizziamo un po' più da vicino la concezione dell'economia di Karl Polanyi. All'epoca in cui lo studioso elabora la sua teoria, l'economia era considerata un insieme di comportamenti finalizzati alla massimizzazione dell'utile. A questa idea lo studioso contrappone un'idea di economia come rapporto concreto tra gli esseri umani con la natura da un lato e con i propri simili dall'altro. Viene messa in evidenza la dimensione sociale, risorse e beni hanno una destinazione sociale. Secondo lo studioso, l'economia sarebbe un processo istituzionalizzato che dipende dalle strutture sociali in cui tale processo è inserito. Tali istituzioni sono quelle in cui si compiono le operazioni economiche, ovvero la produzione, la distribuzione e lo scambio di beni. Le forme di distribuzione e di scambio sarebbero essenzialmente tre: una retta sul principio di reciprocità, quella basata sulla redistribuzione e quella fondata sullo scambio. Ognuna di queste forme si appoggia su un diverso supporto istituzionale, rispettivamente la simmetria, la centralità e il mercato. Vediamole un po' più da vicino. Alla coppia reciprocità-simmetria possiamo associare le economie delle società organizzate su gradi di parentela, dove prevalgono scambi di tipo paritario e simmetrico tra gruppi di parenti. Alla coppia redistribuzione-centralità fanno riferimento le economie in cui è presente un'autorità che concentra su di sé, mediante un sistema di prestazioni corvée, i prodotti provenienti dalla periferia, beni che vengono a loro volta distribuiti secondo criteri differenti. Alla coppia scambio-mercato fanno riferimento le economie in cui le merci circolano in base alla legge della domanda e dell'offerta. Il primo e secondo modello sono tipici delle forme storiche di adattamento fondate sulla caccia, raccolta, pesca, coltivazione pastorizia, sia nomade sia stanziale. Anche se perfettamente inseriti nell'economia di mercato, i mezzadri toscani dell'Ottocento e del Novecento mantenevano forme di scambio basate sulla reciprocità, ad esempio le prestazioni di lavoro tra famiglie estese. Quando l'economia penetra ovunque, la monetizzazione altera molti sistemi fondati sulla simmetria e centralità, anche se di fatto non sono rari i casi di società che riservano al denaro e alla produzione finalizzata al mercato anche circuiti e spazi separati. Lo studioso, come già anticipato, mette in evidenza come la circolazione e la produzione di beni siano un fenomeno sociale. La prima, ovvero la circolazione, pone in relazione persone e gruppi. La seconda, ovvero la produzione, è un fenomeno sociale perché gli stessi beni incorporano delle relazioni sociali. Le domande che ci dobbiamo porre sono: quali elementi sono entrati nel bene in quanto prodotto? Questi elementi sono i materiali, ma anche un sapere, un'idea, un lavoro. E ancora, quali condizioni sociali hanno fatto sì che quegli elementi abbiano potuto entrarvi in quella precisa maniera? L'idea che gli oggetti fabbricati dall'uomo vadano analizzati come prodotti che incorporano le relazioni sociali è presente anche nel Capitale di Karl Marx, nel concetto di modo di produzione. Il modo di produzione deriva dalla combinazione di tre fattori: i mezzi di produzione, ovvero le materie prime, i saperi, le tecnologie di cui una società dispone in un certo momento della sua storia, la manodopera, ovvero il lavoro, l'energia umana impiegata, e i rapporti di produzione, la relazione sociale che articola la connessione tra mezzi di produzione e manodopera.
Ad un cambiamento dei rapporti di produzione corrisponde un cambiamento nel modo di produzione. Nell'antica Grecia o nell'antica Roma, il riferimento era il modo di produzione schiavista. L'energia umana impiegata nella produzione era quella di persone legate da un rapporto di dipendenza totale e assoluta da altri esseri umani. Nell'alto Medioevo abbiamo un modo di produzione feudale, cioè la relazione sociale è signore-servo. Nella società capitalista compare il lavoro salariato, cioè il lavoro pagato. I capitalisti acquistano la manodopera e gli operai la vendono. La manodopera diventa forza lavoro, cioè una merce come un'altra, sottoposta alla legge di domanda e offerta. Combinando le teorie di Polanyi e le teorie di Marx, ecco che emergono nuove prospettive per l'analisi antropologica delle forme di vita economica. Le analisi si sono concentrate al modo in cui forme di vita fondate su relazioni produttive tradizionali, ovvero la parentela, la clientela, la servitù, entrano in rapporto con l'economia di mercato e con le logiche economiche che hanno origine altrove. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella, metti un like e condividi, segui Sento che posso su Twitter, Instagram e Facebook e aiutami a far crescere il canale. Continua a seguirmi. Ciao!